padre Francesco Bamonte, un esorcista e quindi diciamo un po' esperto del male, ma soprattutto del bene. Com'è questa missione di esorcista oggi tanto importante? È una missione che ci mette a contatto diretto con l'autore del male e quindi è una missione che tocca molto, perché ci porta a vedere proprio l'origine del male e quindi a comprendere come Satana è veramente il seminatore dell'odio, della sofferenza, dall'inizio della storia del mondo fino ad oggi. Ma com'è nata in te questa vocazione all'esorcismo? Sì, per un senso di grande compassione verso quella parte del popolo di Dio che subisce questa particolare forma di sofferenza tutta speciale, a volte anche incompresa, che è la possessione diabolica. Dall'altra parte anche perché quelle parole della Sacra Scrittura che dicono liberate l'oppresso dall'oppressore, spesso sin dagli anni della mia preparazione al sacerdozio risuonava come innanzitutto liberazione dal colui che è l'oppressore per eccellenza dell'umanità, che è appunto Satana. Padre Francesco, quante sono le forme del male che negli esorcismi tu riesci a individuare? Quali sono? Innanzitutto abbiamo un'azione ordinaria del maligno che tocca tutti gli uomini, mentre poi abbiamo un'azione anche su un altro piano, cosiddetta straordinaria, dove l'azione del maligno non è sull'anima dell'uomo, ma sulla sua psiche, sul suo corpo. E queste situazioni più delle volte si verificano perché la persona stessa ha assecondato il maligno avvicinandosi al mondo dell'occultismo, o perché egli stesso è stato colpito da altre persone che hanno messo in atto dei rituali malefici nei suoi confronti. Padre Francesco, spieghiamo anche bene per i nostri telespettatori quanto sia pericoloso quello giocare allo spiritismo, queste forme di occultismo, queste forme anche di esoterismo. L'occultismo in tutte le sue forme, quindi spiritismo, cartomanzia, medianità, esoterismo, satanismo, comporta una forte apertura di brecce all'azione straordinaria del demonio, che può prendere totalmente possesso di una persona col suo dominio dispotico e brutale e portare quella persona a fare ciò che non vorrebbe mai fare. La gran parte della magia, il 90%, è solo illusione e imbroglio, ma un 10% è effettivamente azione occulta del maligno in concorso con l'uomo che lo invoca, lo asseconda. Quindi è assolutamente deleterio rivolgersi ai personaggi del mondo dell'occulto per risolvere i propri problemi. Ciò che mi colpisce molto durante l'esorcismo è da una parte l'azione del demonio, che è molto appariscente con la sua prepotenza e con la sua furia aggressiva, dall'altra l'azione di Dio in cooperazione con la presenza e l'intercessione materna della Vergine Maria, che è nascosta, silenziosa, risanante, ma è quella che alla fine è vincente. Si parla della potenza del rosario. Certo, ho visto come l'affidamento alla Madonna e la preghiera del rosario è una preghiera davvero forte contro il mondo demoniaco, è una preghiera temuta dal demonio, una preghiera che la Madonna stessa più volte nelle sue apparizioni ci ha raccomandato. L'affidamento alla Madonna è decisivo nella lotta contro Satana. Paradossalmente sembra che il demonio tema più la Madonna che Cristo stesso. Il male si manifesta nella violenza, si manifesta nell'indifferenza. Quale altra forma così comune nella vita di ogni giorno vedi manifestazione del male? L'egoismo, soprattutto l'egoismo, questo volersi fare una propria morale disgiunta dalla volontà di Dio, dalla legge di Dio, il relativismo, il soggettivismo esasperato che ha denunciato più volte Benedetto XVI, che ci porta a mettere noi stessi al centro e fare di noi stessi il Dio della nostra vita, mettendo tutti gli altri ai nostri piedi. La domanda che vorrei fare a Padre Francesco è questo: quanto sia importante la fede per vincere il potere del male?
Satana si scaccia nel nome di Gesù Cristo, quindi la fede in Cristo è decisiva, la fede e l'abbandono. Cristo è luce, Cristo è vita, Cristo è gioia, come anche nel filmato hanno descritto questi nostri fratelli. E mentre Satana, dal momento in cui si è staccato da Dio e da angelo di luce, è diventato angelo di tenebre, è diventato portatore di odio, di divisione, di sofferenza e di infelicità. E allora ecco che l'uomo che si apre a Cristo porta in sé la luce, la vita, la gioia e la diffonde. Diciamo che un esorcismo potente, potremmo dire, chiamarlo così, è proprio la confessione. Certo. È il per il pentimento dei propri peccati. La confessione è il sacramento più odiato, anche vedo nella mia esperienza di esorcista, dal demonio. Magari lui è contento che si vada a ricevere Gesù l'Eucaristia, ma senza mai fare la confessione. E invece la confessione ci permette di rientrare in comunione con Dio, rafforza la nostra comunione con Dio, ci risana continuamente e ci dà la possibilità di ricevere degnamente il corpo di Cristo. Quindi confessarsi bene spesso è la prima arma contro Satana. Una parola semplicissima per dire quando uno viene liberato da Satana, qual è l'espressione che tu vedi nel suo volto? Ah, un'espressione luminosa di gioia, di commozione, straripante, che poi coinvolgente anche per me e gli altri che, della mia equipe. E quindi un momento in cui davvero si tocca con mano, in qualche modo si pregusta quella gioia eterna che il Signore prepara ai Suoi amici. Tu hai fatto quanti esorcismi finora? Beh, non li ho calcolati, ma all'incirca, ma quanti saranno? Un migliaio circa. Un migliaio di esorcismi. Puoi descrivere qualche atteggiamento? Cosa vivo? Sì. Perché dimostri proprio come Satana rende infelice l'uomo. Allora, mi preme innanzitutto dire che la possessione diabolica si distingue da una malattia psichica, perché nella malattia psichica c'è uno sdoppiamento di personalità, mentre nella possessione c'è una sostituzione temporanea nel momento della crisi da parte della persona con un'entità diabolica o più entità diabolica che subentrano a lui con tutto il loro furore. E in genere manifesta anche cose che la persona non può sapere, quindi un ulteriore criterio per capire se ci troviamo di fronte a un'entità diabolica è che la personalità sdoppiata non potrà mai dire se non ciò che ha detto la persona stessa. Invece il demonio conosce lingue che quella persona ad esempio non conosce, può anche immediatamente riconoscere ciò che è sacro, ad esempio conosce se c'è acqua benedetta o acqua naturale, se c'è la reliquia, se io mostro una reliquia sa immediatamente chi è quel santo e con odio si scatena verso quel santo. Il demonio ha delle conoscenze anche teologiche che non ha quella persona e che a noi esorcisti immediatamente ci fanno capire di trovarci non di fronte alla persona. Ma la persona soffre? La persona soffre perché il demonio comunica i suoi stessi sentimenti, quindi il suo odio innanzitutto, il suo stato di dannazione in qualche modo lo comunica alla persona, per cui la persona fa questa esperienza atroce di sentirsi come già dannato pur non essendolo. Il demonio poi fa dire cose che quella persona non direbbe mai, bestemmie, parole volgari tra le più oscene. Padre Francesco, l'ha mai incontrata Madre Teresa? Gli esorcismi, l'ha mai incontrata? Beh, una volta è accaduto proprio al momento della liberazione di una donna che il demonio inveiva contro Madre Teresa di Calcutta dicendo che è arrivata la piccolina, l'albanese, quella vestita di bianco, a pregare anche lei per quella persona, oltre a Santa Gemma Galgani e al Santo Padre Giovanni Paolo II, che pure il demonio affermava di essere presente a quell'esorcismo in favore di quella persona. E davvero quella volta fu molto speciale e singolare questo richiamo del demonio contro pieno di furore e di odio contro questa grande santa. Diciamo che quando c'è un esorcismo intervengono in massa cielo in aiuto. La cosa molto bella che è propria degli esorcismi è sperimentare quasi in maniera tangibile l'intercessione di tutti i santi della Madonna, come anche di alcuni santi che si rendono presente in aiuto sia dell'esorcista sia della persona posseduta nella lotta
contro Satana. Quindi possiamo proprio concludere invitando i nostri telespettatori ad una grande fiducia. Certo. Ad affidarsi ai santi e a vivere la loro vita cristiana con impegno. Una raccomandazione in particolare che daresti qual è? Una grande devozione alla Madonna, una grande devozione a Gesù Eucaristico, fa confessione frequente e con questo si sbaraglia il demonio. Professore Shirodharpa, la neuropsichiatria come interpreta le cosiddette possessioni diaboliche? Possessioni diaboliche è un nome che noi abbiamo dato a un fenomeno che si verifica e che è registrato da un sacco di tempo in tutti i popoli, in tutte le civiltà. Quello che si verifica è un funzionamento autonomo del pensiero, del sentire, perché nell'uomo ci sono dei funzionamenti acquisiti che non sono presenti alla nascita, ma che vengono da fuori e ai quali noi reagiamo. La reazione che noi abbiamo a dei funzionamenti esterni determina un nostro modo di funzionare che resta inconscio. E noi sappiamo semplicemente che ci sono siamo settati per dare dei funzionamenti. Alcuni di questi funzionamenti non sono integrati nella crescita, diciamo nello sviluppo della personalità, e restano inconsci e possono venire fuori. Le cose esterne che succedono, in genere delle cose spiacevoli che mettono in crisi il sistema, creano delle situazioni di vulnerabilità in cui questi funzionamenti autonomi possono venire fuori. L'impressione esterna è quella che il soggetto non è, ed è corretta, non è in condizioni di coerenza, non regge a un funzionamento che lo possiede di fatto, perché funziona autonomamente con una sua logica. Diciamo tutta la cultura, tutte le culture hanno a che fare con questi funzionamenti, con il fatto che c'è un trascendente immanente, se sembra un gioco di parole, cioè che il trascendente non è staccato, ma funziona, è una dimensione nell'uomo. Qualche volta, confliggendo con l'aspetto individuale, psicologico, crea delle situazioni di funzionamento autonomo un po' strane, un po' particolari, che operazionalmente dobbiamo gestire in qualche modo. Per cui, se c'è una cultura come quella cattolica, ma non è l'unica, religiosa, diciamo, si preferisce parlare di demonizzazione, che ha una sua efficacia. Nelle tribù africane, fai conto, in ogni tribù c'è una maniera di trattare queste cose. E ogni cultura, ogni micro, macro cultura c'è una maniera di trattarle. Non è che una è meglio dell'altra, diciamo che ci sono quelle più adeguate alla singola cultura. Per esempio, quando succede con un immigrato del Maghreb in Francia, la maniera di andarci migliore non è né la psichiatria corrente, che lo etichetterebbe come delirio, gli darebbe gli psicofarmaci, un trattamento sanitario, nemmeno quella religiosa cattolica, ma si deve creare una cosa come si fa lì, un gruppo di anziani che discute, guarda la cosa da un altro punto di vista. Quindi questo fenomeno deve essere gestito in maniera contestuale, è la maniera migliore per la persona e anche la maniera migliore sociale. Io sarei più che altro di non fare che c'è una cosa giusta e una cosa sbagliata, di guardare il fenomeno e poi vedere in pratica come possiamo intervenire operazionalmente, anche perché ogni cultura ha una finalità diversa. In alcune culture, per esempio, c'è, per esempio nella cultura cinese, era ovvio che l'aspetto trascendente facesse parte della vita comune, mentre noi, per esempio, l'aspetto trascendente lo consideriamo, tra virgolette, spirituale, almeno storicamente. Ora ci sono tempi nuovi, si spera, in cui ci è più proclivi a considerare un'unità, corpo, mente, spirito. Ora, non so, qui questo forse creerà dei problemi sia alla scienza troppo riduttivista, sia alla religione, diciamo, farisaica, non so come dire, che sta sulla parola, no? Ma il senso comunque migliore di ogni scienza, di ogni religione, è che dovremmo riposare, conoscere un aspetto di unità e viverlo come fa il bambino, d'altra parte, però in maniera adulta. Le è mai capitato di consigliare a un suo paziente di andare da un esorcista? Per me non è un discorso teorico. Se io conosco, ci sono stati a Palermo in passato alcune persone che esorcista che io conoscevo come lavoravano e li stimavo nel loro lavoro e quindi le consideravo persone corrette.
ma non è l'esorcista, così. Certo, la persona in sé. Non dico la persona che deve fare psicoterapia, dico che cosa, possibilmente con chi fare psicoterapia. Sì, caso per caso, quando si può questa cosa qui è l'ideale. Quindi io non sarei per una questione di, per una presa di principio. Io sarei casomai per parlare con che lo psichiatra e l'esorcista parlino insieme in riferimento a delle cose, se sono delle persone aperte, penso che ci può essere un se nessuno dei due fa apologia del suo modo di essere, possono vedere le cose da diversi punti di vista, ma non ci sono solo questi due, eh? Ci sono, consideri per esempio quanti sciamani ci sono e quante sottoculture ci sono in un subcontinente, e ognuna di quelle, uno sciamano tibetano, uno siberiano, uno africano, sono diversi, hanno solo la parola in comune, ma sono visioni dell'unica realtà, e se si ha la serenità, se si ha delle persone con una certa profondità, io penso che questo può, forse un futuro sarà appunto osservare serenamente la realtà e vederla da diversi punti di vista.